Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gualtaleale, eccoci qui di nuovo con Murdered. Proseguiamo la nostra indagine. Dov'era il micio? L'avevo visto. Dov'era? Ma ce ne dobbiamo andare? Non mi ricordo, scusate, momento. Micio? Micio? Micietto? Aspetta, qua c'era da ridere. Oh, mi ha detto svela, vai. Caputtana. Ok. Nient'altro? No, solo svela. Va bene. Va bene, andiamocene a questo punto, visto che il micio non c'è più. Eccolo qua. Salve, micio. Buono gattino, sono il tuo vecchio amico Ronan. Diavolo era quello? L'assassino ha fatto cadere qualcosa nel condotto di aereazione. Forse il gatto può darmi una mano. Una zampa, magari. Vai, vai, micio. Stealth, eh? Oppala. Vai. Aie. Sto gatto, poveraccio, porca mignotta. Eccola, mo, Grazie per vattela a l'aiuto. ripescare. Ah, non ci serve più il gatto, va bene. Chiave. Scusa, mo. Conosco quella casa. Sì. Sta a 1000 chilometri, scommetto. Casa del giudizio, quella dell'inquisitore, sì. La casa del giudizio. È lì che si nasconde l'assassino. Andiamo alla Batmobile. No, vabbè, è uguale. La casa del giudizio è raffigurata in questo dipinto al museo e il nascondiglio dell'assassino. Bene. Sappiamo dov'è? Più che altro. Possiamo. Eh no, e dai, avete rotto il cazzo. Il killer della campana potrebbe. Sì, ho capito, però la devo prima raggiungere. Sta a 1000 km, presumo. Ah, scusi, scusi. Dai, che fa? Non si gira. Buon uomo. Buona cosa, non so cosa sia. Vai. Oppala. Ce stanno altre, presumo. Sì, però. Policeman. Serve la mano. Vai. Strega. Strega. Via. Ah, c'era solo quello. Vabbè, sti cazzi. Meglio così. Questi già li avevamo alzati prima. Perfetto. Andiamo, andiamo, sì, andiamo in città. Quello sta a fa sopra e sotto con quella cazzo di barella. Non lo sa neanche lui che deve fare. Questi che vanno pure in giro così. Mamma mia, l'organizzazione dei policemen di questa città. Fai 1000 qualcosa e prova a tirarlo poliziotti fuori di che qui. vagano. Forza. Fidati, è meglio così. Va bene. Allora, cosa è successo? Non ha sofferto. Non è vero. È morto proteggendo degli innocenti, ti basti sapere questo. È morto per colpa mia. Ehi. Fare la matta non ti servirà. Sei accusata di violazione di proprietà privata e resistenza all'arresto. Quindi falla finita, ok? Rex, andiamo, non esagerare. Hai qualcosa da aggiungere? No? Proprio come pensavo. Vedremo cosa farne di te alla centrale. Perché finisce sempre così? Joey, digli cosa abbiamo scoperto. Digli tutto e convincilo. Dove vai? Ho trovato un indizio. Sai quella vecchia casa che abbiamo visto al museo? Credo sia il nascondiglio dell'assassino. Devi dirlo a Rex. Va bene, ci provo. Arrivederci.
Tanto noi andiamo a piedi, tanto sta cittadina qua è piccola e inquietante. Andiamo. Rex sta riportando gioia alla centrale. Farsi arrestare non è piacevole, ma almeno sarà al sicuro, più o meno, diciamo, più o meno. Vai. Andiamo alla casa del giudizio. Mistero si infittisce, ma pian piano stiamo andando avanti. Qua no, ci eravamo già passati, dobbiamo evitare la barchetta. E andiamo verso la casa del giudizio, dai. Ci saranno cose inquietanti lì, eh. Momento, com'è che ci passiamo lì? Qua, attraverso. Ah no, possiamo. Possiamo. Maledizione. No, eh. Cosa da stealth. Quindi. Facciamo il giro lungo. Facciamo il giro lungo. Gente che vaga così, vabbè. Bella. Sì, andiamo alla casa del giudizio. Un tempo questo posto era uno splendido museo. Oggi è solo una catapecchia malfamata. Non augurerei al mio peggior nemico di metterci piede. Vabbè, magari restaurata non verrebbe neanche male. Ok, eccola, no. Non c'è possibilità di restaurare. Forse questa casa abbandonata non è poi così abbandonata. Odio avere sempre ragione. Ecco, là non si esce. Iniziamo a trovare un po' di robe, va. Ok, qua non possiamo andare, là dietro neanche, saliamo. Questo me le costruirà, presumo di sì. Momento. Ah no, andiamo prima qua che c'è un collezionabile. Che dobbiamo trovare qua. Vabbè, questi non li troveremo come sempre. Cosa c'era qui? Mi aveva detto. Ah no, nasconditi. Controlla. Poesia 1. La danza del diavolo ti ha conquistata, ma la colpa commessa sarà ripagata. Ondeggia la corda, oscilla e si tende, un ultimo schianto e poi più niente. Mamma mia. Attenzione, un'altra poesia. Poesia 2. Né fantasma né umana, tu mostri la vita, accogli le anime fingendoti pia, ma la falce che taglia, la forca che miete, presto ti costringeranno all'ultima quiete. Mamma mia. È un pro della poesia. Momento, che qua ci perdiamo sicuramente. Allora, facciamo una cosa, andiamo dritti. Poi ci imbuchiamo in qualche altra zona, perché sennò qua... mi sa che sarà tosta qua. Nel senso, sarà tosta trovare tutto. Perché... facciamo sopra... c'è una corda... ok, qualcuno... si è impiccato, tentava di impiccarsi. Ce n'è di gente morta qui dentro, è giustamente la casa del... del giudizio. Aspetta, qua mi posso sparaflesciare. Vai. Perfetto. Posso sparaflesciare anche qui? Sì. Dobbiamo passare anche in altro modo, va bene. Il fatto è che sono tutte stanzette, quindi... così a tre? Sì. Povero folle, sei stato ingannato. Dal giudizio finale non sarai risparmiato. La strega malvagia da sotto il mantello ti ha teso il tuo ultimo mortale tranello.
Libera la terra dalle sue colpe innate. Quando forza e costanza saranno premiate, chi vacilla è perduto, chi trema è dannato, il giorno del giudizio è finalmente arrivato. E tu sarai un po' in... C'è la rima, però non sarebbe meglio tralasciare. Dio santo, ma questo che razza di posto è? No, vernice fresca, questo è recente. Sentiamo. Dalla sua stessa madre la strega è scappata. Lei stessa una strega, lei stessa dannata. Ma una triste morte come le altre l'attende. Lascerà questo regno quando la notte scende. Però dai, è abbastanza dotato il tipo. Oh no, parla di Joy. Sembra la stanza dell'assassino. Direi di sì, eh. Assassino sta cercando Joy e su questo ci eravamo quasi arrivati dall'inizio. Ok, 6 indizi, uno l'abbiamo beccato. Vai. Il diavolo mi ha costretto. Il sindaco Stader si difende dalla condanna di plurimo omicidio, 1903. A Salem sono stati commessi omicidi simili da oltre un secolo. Bene. Aspetta, là pure possiamo andare, ma per adesso concentriamoci in questa zona, ispezione. Serie di omicidi. I luoghi di tutti gli omicidi sono segnati su questa mappa. Alla polizia mancano moltissime informazioni. L'avevamo capito, non è che erano sti proprio Sherlock Holmes. Oggetti personali. Il coltello penso sia un'opzione, perché sembra una raccolta di oggetti appartenuti alle vittime del killer della campana. Ispezione. Vittime e metodi di esecuzione. Questi sono i metodi usati dall'assassino e le vittime che ha ucciso finora. Non capisco se c'è una logica o è completamente pazzo. Magari un mix. Gazzetta di Salem, mercoledì 5 giugno 1940. Scoperta terza impiccagione. 3 recenti omicidi per impiccagione riportano alla memoria il vergognoso passato di Salem. Insomma, non era proprio... Sono stati commessi molti omicidi ispirati ai processi per stregoneria simili a quelli del killer della campana. Non è proprio un posto tranquillissimo, eh. Aspetta, prima di concludere l'indagine, però qui c'è qualcos'altro. Vabbè, concludiamo l'indagine. Ci sono i cazzi nostri. Un attimo. Un momento. Omicidi simili. Assassini diversi, ad anni di distanza. Si saranno immolati a vicenda. Sarà una cospirazione? Sarà un fantasma, che ne so. A Salem sono stati commessi omicidi simili per oltre un secolo. Quanti saranno gli assassini? Che cos'altro hai nascosto qui dentro? Mostro. E quello cos'era? La porta. Ok. Momento. In questa casa percepisco delle vibrazioni fuori dal comune. Come al museo, la violenza del passato cerca di irrompere nel presente. Devo dirlo all'agente Baxter. Potrebbe essere un indizio importante. Aia. La madre di Joy percepisce un'insolita attività spiritica alla casa del giudizio, insolitamente forte, crudele, diversa. C'era un respiro, ho sentito. Aia. Scusate. Vabbè, occupiamoci prima di questi e poi andiamo a cercare. Vai, spunta lì dietro. Aia. Vacca puttana, però gli stavo dietro. Usalo sto cazzo di coso, no? Vacca troia. Qua, fratello. Un po' lento nell'R2. Stanno uno dietro all'altro qua, mi incula. Vai a questo. Veloce. E Dio Cristo, però, Vacca troia. Vabbè, muori, va. È giusto così. Fai un cazzo. Porca mignotta. Ispeziona sta sega.
riproviamoci. Quello mo gira là. Questo, ok. Che cazzo. Ma non me li puoi mettere uno dietro all'altro, vacca puttana. Dov'è? Oh, mi scusi. Fa giro tondo, fratello. Si è rotto il cazzo pure lui, non è. Dove è andato? Là sotto. Riproviamo col piccione? Funziona il piccione? No. No, non funziona il piccione, non sti cazzi. Momento, aspettiamo che si gira. Attenzione, ci prova. Che cos'è? Dai. Ma porca la puttana di Eva. Ma sto cazzo non ce lo metti. Mannaggia la puttana troia. Lo possiamo fare adesso, subito, adesso, vai cazzo. Porca la mignotta. Vattene a fanculo, dai cazzo. Cazzare ste cose. Dai, non ci siamo qua. Faremo mai a sterminare sto gran figlio di troia? Più che altro è per il semplice fatto di poter andare in giro a cercare quello che mi serve come mi pare, senza che... Non vedremo così sti cazzi. Ce la faremo? E dai, cazzo. Oh, e vaffanculo, va, dove c'era qualcosa che brillava? Qua, ok. Vai. Dai, ma questa pure qua è andata. È come se non lo riconoscessi più. Lo sento così vicino, invece era solo la mia immaginazione. Quando inizi a uscire con qualcuno dovresti dirgli se hai avuto problemi con la giustizia. Non è per i crimini in sé, ma perché non ha avuto il coraggio di dirmelo. Lui sostiene che avrei dovuto capirlo dai tatuaggi, ma per me non era così ovvio. Forse per noi è troppo tardi. Lascia fare che ci ripenserai. Ma lo sappiamo che tu... Andiamo da... questo lato, va. Andiamo giù. Direi che ci sono altri cagacazzi, perché... La piccola cucina all'interno della casa era utilizzata dalla servitù per preparare il tè, ma non per i pasti principali. La cucina vera e propria si trova all'esterno dell'edificio per evitare il rischio di incendi. All'epoca gli incendi erano frequenti e si suppone che esistessero altre 6 cucine, anche se nessuna di esse si è conservata. Quindi questa era la cucina piccola? Mortacci vostra, in amicizia. Guarda che figata. Mamma mia. Bel forno a legna, guarda qua come stavano attrezzati. Meno male che ci facevano solo il tè. Ma vaffanculo, va. Che cos'è? Vabbè. Una grigliata qua, sai, altro che il tè. Cazzo. Si giovane. Momento, qua mi posso sparaflesciare, attenzione. Ci provo. Altri indizi. Dagliela questa, come cazzo ci sei arrivata qua dentro, signori? Dimmelo. Certe volte Ronan è davvero insensibile. So che sta avendo dei problemi al lavoro, ma a casa dovrebbe provare a non pensarci. Domani andrà meglio, lo so, ma per adesso basta, non voglio pensarci più. Non pensarci più, non cagare il cazzo. E che cos'è? Il pressing della signorina. Vacca puttana troia. Ridagliela e ripartiamo questo. Quanti cazzo ce ne sta? Dai, che cos'è? Mannaggia la troia. Non posso neanche passare qua. Estraiamolo col piccione, però poi come cazzo?
Dai, picciono. E dai, attenzione. Ci provo. Qualcuno mi ha beccato, se no. Là. Oh, porca mignotta. Aia. Aia. Vai, vai. Vai. Che cazzo. Vai. Vai così, con cattiveria e cazzutaggine. Controlla. Diario del giudice. 4 febbraio 1693. Tutte le streghe sono state rilasciate. Il governatore Phipps ha vietato qualsiasi persecuzione futura, ma quella ragazzina mi spaventa. Ho minacciato di torturarla e lei mi ha rivelato che già suo padre la torturava per costringerla ad accusare i suoi nemici. Non sono il primo a servirsi di lei e non sembra spaventata dai miei rimproveri. Considera chi è in contatto con gli spiriti dell'aldilà, la strega... alla stregua di maghi e prestigiatori. Non smetterà mai di dare loro la caccia. Deve essere fermata in qualsiasi modo consentito dalla legge. Attenzione che qui ci sono gli altri cacacazzi. Vai. Cartello, no cartello, questo. Nella casa del giudice il salotto era la stanza più spaziosa e di conseguenza la più adatta per i processi. I processi alle streghe si tenevano qui o in altri edifici pubblici, per esempio nelle taverne. Giustamente, almeno una birretta ci esce tra il primo tempo e il secondo. Attenzione. Ci prova. No, ma beccato. Non lo so. Vacca di quella gran troia. Ma dove cazzo mi nascondo qua? Ma dai, Dio Cristo. Vacca di quella puttana. Mi stanno facendo incazzare sti piccioni. Sti cazzo di fottuti bastardi di merda. Come cazzo faccio? Ce n'ho uno nel culo. Andate a fanculo. Distraggo. Sto cazzo li distraggo. Andiamo da st'altro cazzo di là, non posso. Vaffanculo. Dai, avete rotto i coglioni. Avanti. Vabbè, andate a fanculo. Attenzione. Che cazzo mi nascono qua? Sono in 16. Scusate, eh. Tranquilli, eh. Cazzo mi nascono. Vattene a fanculo qua. Via, via. Nasconditi, nasconditi. Sparati. Muori, via. Non voglio sapere più niente, eh. Vattene, vattene. Sti cazzi. Via, gli indizi ce ne sbattiamo. E che cos'è? Dio santo, Baxter? Avrei dovuto essere io a fermarti. Ronan. Ma che diavolo succede? Bastardo pervertito. Perché l'hai fatto? Perché ricominciare la caccia alle streghe? Perché hai ucciso quelle ragazzine innocenti? Pensi che sia io l'assassino? Sei pazzo? Io non ho ucciso nessuno. Devi aiutarmi. Dove diavolo siamo? Dobbiamo uscire di qui. Dobbiamo uscire di qui? E da quando siamo amici, eh? Ah, ah, ah. Ora mi dici che cosa è successo. Chi ti ha ucciso? Che cosa ci facevi qui? Perché sei venuto qui? Seguivo una pista. Non ho mai smesso di lavorare al caso. Quella medium, Cassandra, mi ha aiutato. Abbiamo scoperto che il killer della campana si ispira alle esecuzioni delle streghe e che le sue vittime sono delle sensitive. Non potevo lasciar perdere, anche se Rex mi ha degradato. Ecco perché eri al museo. Chi ti ha ucciso, magari? Chi ti ha ucciso? Il killer della campana, idiota. Ma non sono riuscito a vederlo in faccia. E ci credo, come si dice. Occhio non vede, cuore non duole. Dov'è Cassandra? Sai dove si trova Cassandra? È ancora viva. Quando ho controllato stava bene. L'ho portata fuori città, in un posto sicuro. Ma allora è viva. Ero sicuro che fosse morta. Joy sarà felicissima. Non meritava di rimanere sola al mondo. Assassino, magari sai dov'è? Dov'è l'assassino? Non ne ho idea. Bene. Potrebbe essere ovunque, ma mentre lottavamo, ha detto una cosa che non ho capito. Aspetta un attimo. L'assassino ti ha parlato? Non molto. Devo aver toccato un tasto dolente. Gli ho detto che presto sarebbe venuta la sua ora. Lui ha risposto: conosco la morte.
Il mio strumento di morte colpirà ancora stanotte. Il mio strumento di morte? Ma uccide ogni volta in modo diverso, non capisco. Già, nemmeno io. Dobbiamo scoprire cosa significa. Invece manca conosci Joy. Cassandra ti ha mai parlato di sua figlia? Non stava zitta un minuto. L'abbiamo cercata per giorni, ma era troppo pericoloso. Cassandra mi ha supplicato di trovarla, ma non ci sono ancora riuscito. Non ci crederai, ma è lei che mi ha aiutato stanotte. Beh, certo, da solo non saresti mai arrivato fin qui. E tu invece sì, senza sua madre? Ok, torna da Cassandra. Controlla che stia bene e riportala alla centrale. Che cosa facciamo? Controllo cosa c'è in cantina. Mi verrà in mente qualcosa. Spero. Ok, vabbè, queste le informazioni. Va bene. Diamo un'occhiata anche qui in cantina, va. Trova indizi in cantina, tipo quanti? Le mila o posso andare un po' random così? Ok, lì c'è una. Mica era male sta casetta, guarda qua. La cantina della casa di un giudice fungeva spesso da cella temporanea per i prigionieri in attesa del processo. Questa pratica fu sicuramente osservata nella casa del giudice Hathorn durante i processi per stregoneria. La costruzione di prigioni vere e proprie non si rese mai necessaria perché la pena prevista dalla legge inglese per il crimine di stregoneria era la morte. Giustamente si risparmiavano. Però il vino c'era, C'erano diversi botti di vino. Diavolo è successo qui. Trova la risposta. Cosa è successo qui? Vai. Analizza. Che cosa faceva? Accusava? Direi di sì. Accusava. Era abbastanza severo. E sentenziava. Tu chiedi giustizia, ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Ok. Il giudice si rivolgeva al condannato, alla condannata e l'ammonisce dicendo che riceverà la punizione che si merita. Ok. E vediamo chi è sta condannata. A parte che c'è dell'altra roba qui. Fiamma spenta. Saranno state quasi inutili contro l'oscurità di questo posto. Vai. Cantava, direi di no. Imprigionata. E neanche giocava, implorava magari. Non c'è giustizia in questo tribunale. Abigail è stata imprigionata e pensava che il castigo fosse ingiusto. È il simbolo della campana, attenzione. Qualcuno ha tracciato il simbolo del killer della campana in questa cella, ma chi? Vediamo cosa c'è dall'altro lato. Mi scusi, buon uomo. Ispezione. Una prigione nella prigione. Perché mettere in gabbia un prigioniero già rinchiuso in cella? Branda, sembra ancora più scomodo dei letti della mia prigione. Tanto vale che ti metti per terra. 6 su 7 indizi, momento. Qui, vabbè, siamo ancora nella zona su cui trovare indizi, no, eh. Questo l'hanno murato vivo. O magari già morto. Allora, proviamo. C'è dell'altro qui, no? Forse ci siamo scordati qualcosa qua dentro. Un momento. Più che una prigione sembrava una vera e propria segreta. Perfetto, concludiamo l'indagine. Cosa è successo qui? Un sacco di cose brutte. Branda, no, guarda. Gabbia. Simbolo. Catene. Abigail imprigionata. Il giudice. Vabbè, che ne so. Abigail imprigionata. Il giudice. E. O catene. E il simbolo non so che se può centrare qualcosa. Io direi a questo punto catene.
Cava. E metti il simbolo allora, va. No, ridai. Metti il simbolo. Tu chiedi giustizia, ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Non c'è giustizia in questo tribunale. In quest'aula non c'è posto per i tuoi deliri omicidi. Sei un miscredente in combutta con il demonio. Questa sera le famiglie delle vittime innocenti delle tue calunnie avranno finalmente giustizia. False accuse? Che sono questi disegni senza senso? Il mio simbolo brucerà come un marchio indelebile su questa città. Non importa se ci vorrà un'eternità, le campane suoneranno a morto per ogni strega di Salem. Aspetta. A uccidermi è stata Abigail. È lei il killer della campana? Com'è possibile? Devo andarmene di qui. Devo trovarla. Abigail è il killer? Informazioni. Assassino è Abigail, ma com'è possibile? Ok, allora. Famo che, visto che ce ne dobbiamo andare, ce ne andiamo. Non so se abbia salvato o meno. Comunque appena risaliamo su, magari ci salutiamo e ci vediamo poi con il prossimo episodio. Vediamo. È arrivato. Stava portando l'indagata alla centrale, ma non risponde né alla radio né al telefono. No, non è qui. Vi teniamo informati. Ricevuto. Merda, se Rex non si trova, le sarà successo qualcosa. Dove hai portato Joey, pezzo di merda? Portato Joy, allora. Patibolo di epoca puritana. Allora, chiesa. Dove era diretto l'assassino? Mansarda, dove... dove sta andando la testimone? Direi questo. Perfetto, no? Proviamo mansarda. Anche no. Anche no. No. Ok. Casa del giudizio, ci siamo. Non è vero, vabbè, sti cazzi, li mettiamo tutti. E buonanotte. Così. Certo. Lo strumento di morte della sua morte è dove l'hanno impiccata. Il patibolo al museo. Tieni duro, sto arrivando. Esplora il nascondiglio dell'assassino completato. Allora, cerchiamo di uscire da qui. Va bene, dobbiamo andare. Se Abigail è l'assassino, allora lo strumento di morte deve essere patibolo al museo. Perfetto, allora cerchiamo di uscire da qui. Ci stanno ancora sti cacacazzi, mamma mia. Attenzione, panico. Dov'è che dobbiamo uscire? Mi sa da qua. Andiamo bene. Sì, sì, sì. No. È tua. Veloce indolore. Attenzione. Attenzione. Non c'è la puttana di Eva. Che cazzo mi posso nascondere? Era qua. Ma Dio Cristo. Va bene, va bene, va bene. Mamma mia, che rottura di cazzo sti cosi. Che poi non hanno... cos'è? Già non ho scoperto. Ancora non parto. Uscire da qui. Come cazzo era prima? Vabbè. Ok, perfetto ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo episodio, andremo al museo per scoprire qualcosa in più, siamo presumo verso la fine, vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, come per le altre volte lasciate un commento facendomi sapere la vostra, lasciate un bel mi piace, soprattutto se potete condividete i video, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e noi ci vediamo con il prossimo episodio, un saluto a tutti da quel tale Ale.